Il mondo come noi lo conosciamo è il frutto di una colossale guerra. La nostra civiltà è sotto l'assalto costante di forze che un tempo avremmo chiamato poteri infernali. In verità queste forze sono ben più antiche della cristianità stessa. Più antiche di qualsiasi religione abbia mai sfiorato le anime della nostra specie. Queste forze sono il male incarnato e lavorano alla distruzione delle nostre più alte aspirazioni, la fede nell'amore e nella luce sin dall'alba dei tempi. Ma noi non abbiamo il coraggio di dare un nome a questo male. Farlo significherebbe ammetterne la presenza nel nostro mondo. Riconoscere che i suoi servi camminano lungo le nostre strade e che i suoi luogotenenti, depravati, corrotti, affamati della nostra carne e della nostra distruzione, si nascondono negli anfratti dimenticati del nostro pianeta, attendendo il giorno della rivincita contro l'umanità. Un solo potere si frappone tra noi e la fine di tutto. Maghi guerrieri che hanno dedicato le loro vite alla nostra protezione. La maggior parte di noi non conoscerà mai i loro nomi, né i luoghi dove combattono le loro battaglie segrete, e non piangerà la loro morte. Ma loro sono sempre con noi, armati, vigili e pronti a morire per garantirci un altro domani. Jericho. Li chiamano Jericho. Sanno anche troppo bene di cosa è capace il nemico. Sanno che prima di ucciderci ci torturerà fino alla follia e poi ci divorerà vivi. E faranno tutto ciò che è in loro potere per proteggerci da tali atrocità. Se domani il mondo esisterà ancora, ora sapete perché. Jericho. Un'antica città, emerse dalle sabbie del tempo, portando con sé il seme di tutti i mali. Rolex Church Call, andate all'ingresso. Gli altri con me. Ricevi ancora il segnale dalla squadra svizzera? Sì, ma non riesco a localizzarlo. È vicino, ma ci sono molte interferenze. Non è mai un buon segno. Fermatevi! Beh, che cazzo è sta roba? Gli svizzeri, quello che ne resta.